È stato un percorso lungo, con in alcuni momenti difficili, perché i primi sei mesi quando sono andato via da qua a luglio sono stati sei mesi duri perché sono stato tutta la stagione fuori, però mi è servito anche molto per crescere, per capire magari degli errori che facevo e sono serviti per maturare molto. L'anno scorso è stata una buona stagione e ora sono contento di stare qua. Ho lavorato molto per convincere il mister a restare qua, per fortuna ci sono riuscito, ma adesso c'è da lavorare ancora di più per riconfermare di restare qua ancora per tanto tempo. Mi sono trovato molto bene, un mister che fa giocare la squadra bene, penso che per il giocatore che sono io è un ottimo allenatore perché fa giocare, cerchiamo di tenere sempre la palla e mi aiuta molto da questo punto di vista. Innanzitutto lo ringrazio per le parole che ha detto e penso che voglia dire che devo avere più fiducia nei miei mezzi, che secondo lui non facevo quello che potevo fare, che potevo fare di più ma non lo facevo. Penso che ha ragione e penso anche che in un percorso certe cose non le capisci ancora tanto quando sei giovane. Piano piano inizi a capire tutte le cose che hai dentro, che però magari a volte non le tiri fuori. Beh, devi essere bravo a gestire tutte le pressioni che ti mettono, che alla fine non sono pressioni ma sono cose che nel calcio ci sono tutti i giorni, quindi essere bravo tu a stare sempre con i piedi per terra, perché è il tuo lavoro, è la cosa più bella del mondo per me giocare a calcio, quindi ti devi divertire ma sempre con la testa, stando sempre con i piedi per terra, mai alzarti troppo perché hai fatto magari una partita o demoralizzarti perché non giochi, devi sempre stare sul pezzo, concentrato e proseguire per la tua strada. Beh, io sono una persona che non gli piace farsi vedere troppo, mi piace stare con la mia famiglia, con mia moglie e niente, le giornate le passo sempre con lei, anche quando con la mia famiglia, quando abbiamo dei giorni liberi. Preferisco il mare, però anche la montagna non mi dispiace, però in questo momento stare qui è la cosa migliore, che in un posto bellissimo. Beh, io oltre a guardare i giocatori che giocano assieme a me, guardo molto di più i giocatori delle altre squadre. Mi piace guardare i centrocampisti di qualsiasi squadra che gioca, sia della Champions League alla Serie B. Mi piace guardare e cercare di prendere delle cose che magari mi interessano di più un giocatore e imparare da loro. All'inizio era Marchisio, poi crescendo impari di più, guardando più giocatori, guardi i giocatori del tuo ruolo, impari molto di più che magari fossilizzarti solo su un giocatore. Preferisco i sogni tenerli per me, perché poi alla fine uno si è realizzato, però per adesso penso a fare bene, poi quello che succederà, succederà. Sono delle piccole emozioni che però non finiscono lì, perché dopo che fai un esordio in un palcoscenico così non hai fatto niente, quindi devi ricostruirti tutto senza sentirti arrivato né niente. Sinceramente l'unica cosa, me dove mi mette il mister, gioco. Poi che sia un po' più avanti o un po' più indietro non mi cambia molto. Mi cerco sempre di adattarmi dove il mister mi mette. Più o meno tutti quelli che eravamo in quel gruppo della nazionale, più o meno adesso tutti giocano ad alti livelli, già si vedeva prima. Lui tratta alla stessa maniera sia il ragazzo più giovane che il ragazzo un po' più grande, e questo ti dà molta fiducia perché ti dà consapevolezza quando lavori. Questo è uno scherzo. Non pensavo che arrivasse così presto la prima presenza titolare.
ecco, sono rimasto davvero contento per la fiducia che mi ha dato e spero di ripagargliela tutti gli allenamenti, tutte le partite che farò.